abbastanza indifferente, sì. La nostra posizione era nota, aspettavamo di sapere quella di Fratelli d'Italia, oggi l'abbiamo conosciuta. Cosa vi aspettate? Che posto vi aspettate che la von der Leyen... Vabbè, l'Italia un posto spetta in quanto paese fondatore e paese membro dell'Unione Europea, quindi non è che il voto della Meloni contro la von der Leyen condizionerà il fatto di avere un commissario. Speriamo che nella trattativa il commissario sia un commissario di peso. Però per voi ha fatto bene. Com'è? Per voi ha fatto bene Meloni. Beh, noi abbiamo sempre detto che volevamo una riedizione del modello del centrodestra che c'è in Italia, anche in Europa, quindi che non eravamo disponibili ad appoggiare un von der Leyen bis coi Verdi e i socialisti. I popolari hanno fatto nuovamente l'accordo con i Verdi e i socialisti, quindi pensiamo che la Meloni abbia fatto bene, certo. C'è l'inghippo però con Forza Italia che diceva che non avrebbe votato sì con i Verdi. Io però devo andare in aula. Con i Verdi all'interno, invece poi alla fine il gruppo al Parlamento ha votato. Beh, Forza Italia fa parte dei popolari europei e quindi ha seguito la linea dei popolari europei, che sono il partito della von der Leyen. Quindi la priorità dei popolari era evidentemente la riconferma della von der Leyen. Hanno preferito fare l'accordo con i Verdi e con la sinistra rispetto che allargare il perimetro del centrodestra, è una loro scelta. Ecco, non teme l'effetto Gattopardo, insomma. Come? Non teme l'effetto Gattopardo, cambiare tutto affinché non si cambi nulla. Cioè, siete a votare e poi siete tornati al punto di partenza. Beh, ma gli elettori votano. Il Partito Popolare Europeo, il primo partito del Parlamento Europeo, il secondo sono i socialisti. Legittimamente le prime due forze hanno deciso di fare una riedizione dell'alleanza vecchia. È chiaro che noi non siamo contenti perché noi non abbiamo condiviso le linee della commissione passata e nel discorso di von der Leyen oggi si rilancia nuovamente il Green New Deal e ancora più politiche verdi su cui noi siamo contrari, quindi ci dispiace, però il popolo è sovrano, i due partiti che hanno vinto sono quelli e hanno deciso di fare così. Aspettate che von der Leyen ora parli anche della questione della giustizia europea sui vaccini, che espliciti un po' quello che tolga il segreto da quei contratti, vi aspettate anche questo? Non mi pare l'argomento principale. Cosa cambia nella maggioranza grazie, ora? Grazie. Nulla. Buon lavoro. Grazie. Grazie.